Akihabara Electric Town, il paradiso di ogni otaku del mondo, la terra promessa degli appassionati di videogiochi, anime e cultura pop moderna giapponese. In questo famosissimo quartiere di Tokyo possiamo trovare davvero di tutto e per tutti i gusti. E proprio qui è ambientato Akiba Strip e il suo ancor più famoso sequel Akiba Strip, Undead and Undressed. Il videogioco dall'ambientazione pop nerd di matrice nipponica vede protagonista il classico otaku che viene trasformato in una sorta di vampiro assetato, non di sangue, bensì di desiderio. Sete che potrà quindi soddisfare tranquillamente per le vie di Akihabara. Akiba Strip è un titolo acquired del 2013-2014, sviluppato prima per PS Vita e PS3 e successivamente per PS4 e Windows. Il gioco vuole essere un action game picchiaduro a scorrimento, ma fallisce quasi totalmente nel gameplay, soprattutto nei combattimenti, che risultano legnosi e monotoni alla lunga. Con tutto che per vincere si deve letteralmente ridurre il nemico in mutande, il che per la natura stessa di questo gioco e della sua ambientazione è spesso un piacere. Questo titolo poteva salvarsi sulla parte esplorativa di Akiba, ma anche qui si poteva fare di meglio. Buona invece la parte narrativa, molto umoristica, che si avvicina come struttura ai classici dating game giapponesi. Ad ogni modo rimane un titolo davvero particolare e davvero, davvero giapponese. E se lo avete giocato non potete non visitare Akihabara anche solo per questo e rivedere i caratteristici luoghi del quartiere presenti anche nel gioco, come la piazza dietro la stazione o il mitico Super Potato. Anche altri titoli sono ambientati ad Akihabara, come ad esempio il gioco di Steins Gate, tratto dall'omonimo anime anch'esso ambientato in questo straordinario e stranissimo quartiere, che sicuramente vale la pena di visitare. Minna-san, konnichiwa! Se il video vi è piaciuto, beh, i prossimi saranno ancora più appetitosi, quindi schiaffate un bel like qua sotto e se vi siete persi l'ultimo video con ciò che abbiamo visto al Tokyo Game Show 2016, beh, cliccate qui e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi il secondo episodio di questa serie, dedicato al quartiere di Hachiko e all'attraversamento pedonale più famoso del mondo. Ci vediamo al prossimo episodio, Game in Tokyo, Shibuya!